In diretta qui su Radio Flumeri, allora sono esattamente le 18:15. 15 minuti. Allora, dunque, per tirare un po' le somme di quello che è successo in questo pomeriggio, sì. tiriamole. Un applauso per il successo del pomeriggio. Bravissimo per le somme. Queste voci fuori campo proprio del tutto inesperate, noi saremo ancora qua a dire che dobbiamo fare l'estrazione. L'applauso. Ebbene sì, diciamo che è quasi arrivato il momento di questa estrazione. Allora, l'estrazione prevede, dunque, abbiamo praticamente venduto le prime tessere, sì. Abbiamo detto già che il tesseramento è partito da una settimana, ci sono una serie di vantaggi legati al nostro tesseramento, chi si tessera a Radio Flumeri fondamentalmente ci sostiene economicamente, ma ovviamente. Anche come insomma forma di amicizia. Sì. E allora, le tessere sono associate a un numero, un codice, noi abbiamo questo pomeriggio e questa mattina, chi non c'era, se l'è perso, ma io c'ero, insomma, anzi agli altri, abbiamo stampato quindi i numeri delle tessere e il nome. Poi abbiamo preparato dei bigliettini che abbiamo messo in questo contenitore magico, offertoci da Sara, graziosi della nostra Wonder Eats, che non c'è, non ci può essere perché lavora. E allora, poi l'estrazione avverrà grazie alla mano magica di Pasqualino. L'uovo è in collaborazione con Torre Bianca, quindi salutiamo la dottoressa Pascucci. Ovviamente. Sì. Ciao Torre Bianca, buonasera dottoressa Pascucci, un applauso per tutti. Buonasera. Bianca ha messo a disposizione un uovo da 5 kg, enorme, grandissimo, gigante, infatti Alessandra poco fa abbiamo detto che ci staremmo tutte e due volendo. Però volendo. Dato che non vogliamo, molto non volendo. Ci staremmo. Prima non hai detto che non volevate. Come no? Prima ha detto Elena che era d'accordo, soprattutto se ero io a scartare. Effettivamente Elena tu aspetta, dipende dal vincitore dell'uovo, dalla vincitrice, dal vincitore. Non puoi essere così imparziale. No, mi riservo. Mi riservo di conoscere la persona vincitrice di questo uovo di Pasqua e poi vedremo, insomma. Stai facendo troppe storie per un uovo di Pasqua. No, veramente siete voi che mi fate fare troppe storie, per cortesia. Quindi, un applauso alle storie! Qua dobbiamo accelerare perché Pasqualino è colui che estrarrà. Freme dalla voglia di estrarre. Pasqualino, dove vuoi andare? Dillo a noi, dillo a tutti. Dillo a Elena soprattutto. Dillo a me. Vuole andare in casa sua. Mi sembra pure giusto, mentre sta andando arrivando. Ti capiamo, Pasqualino, ti capiamo. Quindi, passiamo ai fatti, stringiamo, arriviamo al momento clou dell'estrazione. Descriviamo questo momento, Alessandra, cosa sta succedendo? Allora, i nostri bigliettini stanno... Abbiamo Ciriaco. La centrifuga in atto. Grazie a Ciriaco fa la centrifuga. Sta centrifugando i nostri bigliettini nella nostra ampolla, nel nostro contenitore. Basta Ciriaco. Detto anche un altro aggettivo per questo posto. Boccaccio. Adesso stiamo preparando il braccio di Pasqualino che lo sta inserendo nella mano. Eccolo. Abbiamo estratto il bigliettino, momento catartico, per cortesia, un momento di silenzio. Di silenzio, stiamo per srotolare il cartoncino, sarà il nostro presidente, il nostro fogliettino, ma sarà il nostro presidente, ad annunciare il vincitore che dell'uovo di Pasqua di 5 kg, che è... è la tessera 18B53. Che è in possesso e ce l'ha la signora Pelosi Palmira. Applauso!